Ciao ragazze, ciao ragazzi, mi avete chiesto una nuova morning routine e nuova morning routine sia per voi. Quindi mi sveglio la mattina sempre fresca e riposata, non devo neanche mettere la sveglia, quindi mi vedete che sono sempre allegra. Ma chi vogliamo prendere in giro? Non è assolutamente così, sono sempre stanchissima la mattina, lascio che la sveglia suoni per delle ore, spero di non essere l'unica. E continuo a girarmi e a rigirarmi e a rigirarmi nel letto lasciando che la sveglia suoni. Poi, quando proprio non ce la faccio più di sentire la sveglia che suona, cerco di coprire le orecchie, ma non basta per non sentirla, quindi alla fine finalmente la spengo e, e prima cosa non posso mentire quello che faccio e vado a controllare i miei canali, a vedere i vostri commenti, vado a guardare le ultime foto che ho postato, il numero di like che mi avete lasciato, se vi sono piaciute le foto, e poi vado appunto a leggere i vostri commenti. Io metto sempre like, metto sempre cuoricino, amo questa nuova funzione che c'è sia su YouTube che su Instagram di mettere il cuoricino ai vostri commenti, perché io, cioè, metto i cuoricini a tutti, ma è una cosa, finalmente una cosa veloce che posso fare, e posso farlo su tutti i commenti, quindi faccio la stessa cosa sia su Instagram che su YouTube, perché voglio farvi sapere che leggo i vostri commenti e li apprezzo tanto. Magari non riesco proprio a rispondere a tutti, ma il cuoricino c'è sempre. Poi vado semplicemente a scaldare l'acqua per la doccia, nel frattempo lavo i denti, e mi annoio sempre tanto quando lavo i denti, devo dire la verità. Poi questi sono i prodotti che uso nella doccia, lo shampoo e la maschera ristrutturante di Diego Dalla Palma. Amo questi prodotti, specialmente la maschera, cioè provatela, è fenomenale. E anche questo doccia schiuma esfoliante di Yves Rocher non è niente male, perché ha un profumo paradisiaco, sa proprio di more e lamponi. Provateli, provateli. Qui si è appannata tutta la lente della videocamera. Poi passo alla skincare dopo la doccia. Naturalmente vado ad usare la Eye Balm Intense di La Mer come crema occhi. Questa è la mia crema occhi preferita di tutti i tempi e la migliore. E vado ad applicarla con l'applicatore che trovo nella confezione, che è fantastico per drenare il liquido sotto gli occhi, insomma, per cancellare le occhiaie. Poi sempre di La Mer vado ad utilizzare questo siero per il viso, molto leggero, si assorbe subito, lo picchietto sia sul viso che sul collo, mi raccomando sempre applicare i prodotti anche sul collo. E poi per l'idratazione vado ad applicare la mia crema di Bioniche, ma ci aggiungo un pizzichino della crema La Mer, perché siccome ancora fa freddino, la mia pelle è ancora un pochino più secca del solito. Poi vado ad applicare il Defense Hair Pro, questo è un ristrutturante per capelli, visto che ora non ho più l'extension, i capelli sono 100% miei su tutte le lunghezze, voglio nutrirli e idratarli quanto più possibile, quindi applico sempre un ristrutturante o un olio. Poi esco dalla doccia, nel frattempo la stanza si è arieggiata e quindi vado a rifare il letto. Come vedete non mi piace per niente il rosa, e poi vado verso la cucina per fare colazione. Controllo che cosa c'è in frigo, ma alla fin fine mangio sempre le stesse cose la mattina ormai da un sacco di tempo veramente, ma mi trovo bene perché questa colazione è leggera, sana, nutriente, e la mattina non ho mai tantissima fame, quindi non riesco a mangiarmi biscotti e roba del genere, quindi prendo un po' di yogurt greco, amo lo yogurt greco, lo sapete ormai. Vado ad aggiungerci un po' di frutta, oggi sono fragole, poi un po' di muesli ed infine un bel cucchiaione, forse ho esagerato qui, un bel cucchiaione di miele. Questo tra l'altro è miele fatto in casa, miele insomma di casa, quindi è anche molto molto buono e dolce. E poi questo sono io che mangio la mia colazione, sto anche al computer, rispondo nel frattempo alle email eccetera. Poi, problema più grande di tutte noi donne, che cosa mi metto? Non ho niente da mettere, almeno per me è così, cioè passo ore davanti ai vestiti per scegliere e qui non fa eccezione, anche oggi, insomma, poi alla fin fine ho scelto questo
top rosso con collarino ed un paio di jeans che poi ho cambiato, in realtà li ho messi neri. Poi passiamo alla postazione trucco, quindi base, contouring e qui ho già fatto un po' del trucco occhi, poi naturalmente vado a delineare le sopracciglia, mi piacciono sempre belle scure. Dopodiché rossetto e voilà, siccome ho questo top rosso oggi volevo applicare anche un rossetto rosso della stessa tonalità e il rossetto di Urban Decay. E poi vado ad arricciare i capelli, uso la piastra per arricciarli, voglio comunque un effetto naturale, non voglio troppi boccoli o troppi ricci, e lascio le punte dritte. Poi torno in camera e vado a scegliere la borsetta. Oggi sono vestita di rosso, quindi ho preso questa Valentino rossa che amo. Direi che le Louboutin finalmente posso indossarle, fa relativamente caldo durante il giorno, quindi questa è stata la prima volta che le indossate e questo è l'outfit di oggi. E voilà, questo è tutto, un bacio!